A caccia di memoria, il titolo del progetto dell'Istituto d'Aquino, che ha visto protagonisti gli allievi delle classi terza e quinta A del liceo classico di Nusco, il cui percorso si è concluso stamane con gli interventi del presidente del parco Monti Picentini, Fabio Guerriero, e dell'agronomo Ferdinando Zaccaria. Una collaborazione preziosa tra l'ente e la scuola in merito all'attività di censimento degli alberi monumentali e del rapporto tra l'albero e l'arte. Una collaborazione nata tra l'ente parco e il liceo d'Aquino su un aspetto che è quello della cura del paesaggio, dell'attenzione nei confronti della natura. Una collaborazione dovuta perché l'ente parco è ospite ormai da 20 anni, 18 anni, il periodo della sua fondazione, è ospitato dal Comune di Nusco. Grande collaborazione con il Comune di Nusco e con il liceo d'Aquino. L'attività che abbiamo svolto quest'anno è centrata sull'avvicinamento delle classi, quindi degli allievi al proprio territorio, sia da un punto di vista artistico, quindi nel riscoprire quelli che sono i monumenti del patrimonio culturale, e sia ovviamente da quello naturalistico. Come istituto Rinaldo d'Aquino, nelle diverse sedi dei tre comuni, Montella, Nusco, Bagnoli, abbiamo voluto fortemente, grazie all'input dato dalla nostra dirigente scolastica, la professoressa Emilia Stollo, impegnarci in maniera davvero costruttiva sui percorsi di PCTO, per far sì che effettivamente i ragazzi potessero avviarsi o comunque semplicemente indirizzarsi anche attraverso la scelta universitaria al mondo del lavoro che li aspetta. Il confronto con il nostro territorio e in particolar modo sulla catalogazione degli alberi è stato un percorso molto interessante e innovativo.